Ciao a tutti e benvenuti su bitinbit.tech, il vostro sciottino tecnologico. Che sdanna che sei. Sto cercando di fare il bartender. Devo farti licenziare. Io sono Ammon. Io sono Luca. E oggi andiamo a vedere come possiamo trasformare un sito web in app. Ecco, per app non intendiamo applicazioni mobile. L'ombrellino. Finto sto bar, non abbiamo niente qui. Cosa vuol dire questo? È un po' una finta applicazione, se vogliamo vedere. Però ormai la spacciano tutti per applicazioni. Semplicemente tramite Edge e Chrome, saranno i casi che vedremo oggi, potrete creare delle finestre a sé, dei programmini basati su dei siti. Che semplicemente, se volete accedere ad esempio a Gmail direttamente senza dover aprire Chrome, cercare, create questa applicazione di Gmail, così ce l'avete in basso nella taskbar, se volete salvarvela anche lì, così cliccate, pam, vi apre una finestra con Gmail. Pam. Se proprio volete esagerare, con Chrome avete la possibilità di togliere la barra di ricerca, mentre con Edge è già di default senza barra di ricerca. No, è carino, dà l'idea proprio che avete aperto l'applicazione vera e propria di quel programma. Esatto, cosa sì. Che in realtà appunto è solo un collegamento. Per i siti che frequento giornalmente, sì, mi trovo comodo anche perché proprio nella barra delle applicazioni c'è proprio l'icona, sì, che sì, mi fa infatti vedere quello che ho aperto. Il concetto di questo è che comunque molte applicazioni odierne ormai sono basate su HTML5. Per cui cambia poco. Hanno fatto sta cosa, sì, vengono strutturate magari meglio per mobile, nel caso si vuole fare un'applicazione mobile, però ecco, la differenza ormai è sempre minore, diciamo. Cos'altro dobbiamo dire? Andiamo, spieghiamo. Versa Drink. Allora, no, dicevo, Versa Drink. Ah, te fai Edge, io Chrome? Vai. Con Edge, il mio preferito. Ci sono due passaggi sostanzialmente. Il primo è pensato per quei siti, quelle pagine che di default hanno strutturato l'applicazione, di default sì, hanno pensato, ti consigliano già, diciamo te lo così. Consigliano. Infatti nella barra di ricerca a destra del vostro indirizzo vedete che vi apparirà un loghettino, sono tre quadratini o più. Cliccando lì sopra vi chiederà se volete andare a installare la vostra applicazione. Cliccate lì, installate l'applicazione e avete praticamente la vostra applicazione. In alternativa, nel caso andate sul sito come bitinbit.tech, non a caso, che non è pensato, no, noi non ci siamo arrivati a questa cosa, non è pensato per queste cose, ma se vorreste farlo non cambia niente come risultato finale, sappiatelo. Sì, è sempre lo stesso. Quello che dovete fare è andare nei tre puntini in alto a destra, cliccare sopra, scorrere fino a giù, vedete che c'è la dicitura app, cliccate sopra e si apre un'altra finestra e quello che dovete andare a cliccare è installa il sito come app. A quel punto vi apparirà il pop-up. E una volta confermato vedrete proprio la scheda che si stacca dal vostro vede campo. Che si fa... Se non state attenti vi spacca lo schermo, io vi faccio e vi apparirà un nuovo pop-up che vi chiede se volete che questa applicazione venga inserita all'interno del pannello start, piuttosto che nella barra delle applicazioni, piuttosto che si avvia da solo. Voi scegliete quello che volete, gli date l'ok, papam, fatto. E chi si è visto? Passiamo alle cose serie, mica quelle pagliacciate Edge. Cose serie. Sto qua usa Edge, ragazzi. Chrome. Tutto quello che ha detto lui, basta, non devo dire basta, altro. Che copiate. Aspetta, diciamo la verità, Edge è basato su Chromium, che è ancora Chrome. Abbastanza simile. Partiamo abbastanza simile, cambiano le diciture, però partiamo dalla stessa barra di ricerca, ossia siti preformattati, com'è che si dice? I siti che l'hanno pensato già come app, stessa cosa, ci sarà un'iconcina invece dei quadratini, un computer con una freccia, cliccate lì, dirà installa l'applicazione che è YouTube, uscirà installa YouTube. Quindi cliccate lì, vi installerà, stessa roba, cambia niente proprio. Mentre invece se volete fare di un qualsiasi altro sito, ad esempio uno a caso, bitinbit.tech, dato che l'hai detto prima, solo per quello dico ancora quello. Tre puntini in alto a destra, scendete su altri strumenti, crea scorciatoia. Qua sono un po' più onesti rispetto a Microsoft che...
alla fine sono scorciatoie, non è che chissà che roba. Crea scorciatoie, vi apparirà il pop-up dove, attenzione, attenzione, se volete quella finta applicazione dovrete spuntare la casellina su apri come finestra, perché altrimenti vi aprirà proprio una scheda di Chrome e basta. Che dici, che cavolo, cliccate su apri come finestra, così poi in automatico qua non vi chiede niente. Lo troverete nel desktop, nella cartella applicazioni Chrome, che trovate in start tutte le app. Poi lì basta. Se poi, una volta fatto tutto questo, volete gestire meglio le app con Chrome, dovrete andare nel link, che sarebbe un collegamento all'interno del browser, chrome://apps, oppure cliccare con il tasto destro nella barra dei segnalibri e selezionare mostra scorciatoia app. Ecco, vi troverete in questa schermata dove troverete tutte le vostre app. Cliccando con il destro sull'app che vi interessa, lì potrete alla fine decidere le stesse cose, quindi si avviare in automatico col computer e anche rimuovi da Chrome. Ecco, facendo rimuovi da Chrome lo eliminate come nulla fosse. In alternativa, una piccola chicchetta, sentiamo la chicchetta di Amazon. In alternativa, una volta che aprite l'applicazione desiderata da eliminare, ci saranno tre puntini in alto a destra, cliccate su quei tre puntini e fate disinstalla. Giusto, giusto, giustissimo. Grazie. Vuoi spiegare con Edge come funziona la disinstallazione? Con Edge la disinstallazione è molto più user friendly, no? Così proprio. Uguale. Ecco. Avete la possibilità sempre di inserire l'indirizzo, che è edge://apps, oppure andare sui tre puntini dove siete andati prima, quindi tre puntini, apps, gestisci app. Non dovete fare altro che selezionare dall'elenco l'app desiderata e schiacciare sulla X sulla destra, oppure cliccare sopra col destro. Andate dritti in fondo a destra là. E le jeux sont faits. Le jeux sont faits, madame, monsieur. Diciamo la sfaggine di Edge, diciamola. Dai. E che essendo Microsoft l'hanno incorporato meglio in Windows. E quindi se ce l'avete in start, fate clic destro sull'iconcina dell'applicazione e disinstalla e ve la rimuove. Perché è swag. Perché è Edge. Edge. E per oggi era tutto, spero che vi sia stato utile. Speriamo di rivedervi al nostro bar prossimamente. Commentate, iscrivetevi. Cosa dobbiamo fare? Condividere? Sì. Cosa? Condividete. Ci vediamo. Ciao.